All'esordio in campionato l'Alma impatta 2-2 al Mancini contro la Vastese in una gara in cui, dopo essere passata in svantaggio subito, la squadra granata era stata capace di ribaltare il punteggio e, dopo essersi ben difesa e aver sfiorato il 3-1, nel finale si è lasciata sorprendere in contropiede, favorendo il pareggio degli abruzzesi. I padroni di casa si presentano con un 4-2-3-1 composto da 5 under tra difensori e centrocampisti, con in avanti Tortori, Casolla ed Esposito che agiscono alle spalle di Borso, unica punta. Il tecnico ospite D'Addario si affida alle iniziative di Alessandro per scardinare la difesa di casa, direzione dell'incontro affidata al fischietto veneto Poto. Avvio contratto dei padroni di casa, con gli ospiti che appaiono più rodati e sicuri e prendono subito in mano le redini del gioco, passando in vantaggio al primo affondo. È l'ottavo, Alonzi scappa alla guardia dei centrali granata sul lancio alle retrovie e si invola verso Zafestas, che in uscita riesce a ribattere sul pallone. Si avventa Attili, che colpisce di testa stavolta. L'estremo difensore di casa non riesce a respingere e la sfera rotola in rete senza che i difensori dell'Alma possano evitare in extremis l'1-0 abruzzese. I padroni di casa appaiono storditi dall'avvio pimpante della Vastese e ci mettono un po' a riorganizzarsi, rischiando ancora al quarto d'ora, quando la rasoiata dai 25 metri di Alessandro sorvola di poco la traversa. Sul ribaltamento di fronte però arriva inaspettato il pareggio. Sulla sinistra Esposito libera il cross del Rosso, che pennella verso il secondo palo, dove irrompe Tortori, che colpisce al volo superando Di Rienzo e firmando l'1-1. Dopo il pari, l'Alma prende fiducia, iniziando a controllare il gioco e costringe gli abruzzesi sulla difensiva con il pacchetto arretrato, che deve rincorrere alle maniere forti per fermare gli avanti di casa, e nel giro di un quarto d'ora 3 difensori ospiti finiscono sul taccuino di Poto. Il Fano ci crede e insiste, trovando il 2-1 superata la mezz'ora. 32esimo, è bravo Gualtieri a trovare spazio nelle maglie della difesa ospite e mandare in area un ottimo pallone per Casolla, che pur contrastato riesce a controllare e a girare col destro alle spalle di Di Rienzo per il 2-1 dell'Alma, che fa esplodere il Mancini. L'Alma vede gli ospiti in difficoltà e insiste, ma al 38esimo, sulla punizione di Esposito, Di Rienzo blocca comodo. Prima dell'intervallo gli avanti di casa riescono ancora a mettere in difficoltà la difesa abruzzese, ma sull'azione insistita al 44esimo nessun giocatore granata riesce a trovare la stoccata. Dopo l'intervallo gli ospiti tornano in campo intenzionati subito a raggiungere il pari e costruiscono già al primo una buona opportunità. Alessandro, su punizione, manda in area, dove spunta la testa di Romanucci, che però non inquadra la porta. Ancora un pericolo per la porta granata su calcio piazzato. Al quinto, sulla punizione di Panaioli, Zafestas in uscita si fa sfuggire il pallone, che finisce sui piedi di Alessandro, ma il 10 abruzzese colpisce debole e manda sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Tortori arriva per primo sul rilancio della sua difesa e prova a scavalcare con un pallonetto di Rienzo in uscita, ma la mira è sbagliata. La Vastese spinge, ma l'Alma si difende con ordine senza rinunciare ad attaccare. All'11esimo Gualtieri cross teso da destra, Broso arriva in anticipo ma non riesce a correggere verso la porta di Rienzo. Prima dell'ora di gioco il tecnico D'Addario opta per un triplo cambio, cercando dalla panchina le idee per aggiustare il match. Superata l'ora di gioco, un breve acquazzone si abbatte sul Mancini. Al 37esimo Alessandro riesce a sfuggire in dribbling alla guardia e alla difesa di casa e dal fondo prova un tiro cross rasoterra che attraversa tutto lo specchio e la porta senza trovare compagni pronti ad arrivare alla deviazione in rete. Al 40esimo Scafetta prova a sorprendere Zafestas, ma la sua conclusione sul primo palo è neutralizzata dall'attento portiere granata. L'Alma appare in controllo e prova anche a chiudere la gara, ma proprio prima il 90esimo commette una colossale ingenuità dopo un'insistita azione offensiva, lasciandosi sorprendere dal contropiede ospite orchestrato dai nuovi entrati Martiniello e Scafetta, che ha spazio per avanzare sulla destra e tempo per mettere al centro un preciso cross verso Alessandro, che impatta col petto infilando il pallone alle spalle di Zafestas per il 2-2. L'Alma, subita la doccia fredda del pari allo scadere, prova a tornare in vantaggio, ma al 93esimo il neoentrato Zanni sciupa calciando alto l'ultima occasione della gara. Al termine del match ai nostri microfoni, mister Giuffrè mostra il disappunto per i 3 punti sfuggiti nel finale, ma anche soddisfazione per l'atteggiamento dei propri ragazzi. No, io sono, diciamo, contento della prestazione, del carattere che avevo, che ha messo in campo la squadra. Abbiamo preso un punto, secondo me, buono, perché abbiamo incontrato una squadra che secondo me ci sta benissimo nella lotta per la vittoria di questo campionato, perché secondo me la Vastese è una delle candidate alla vittoria di questo campionato.
I ragazzi hanno dato una grande prova di carattere e di organizzazione anche di gioco, perché tutte le volte che siamo riusciti a fare le nostre trame abbiamo creato pericolo. Peccato solo per che abbiamo preso il gol alla fine sul 2-1, abbiamo preso una ripartenza, secondo me lì abbiamo peccato di inesperienza. Alla fine siamo partiti con 5 under, abbiamo finito con 6 under, nei momenti di difficoltà c'era bisogno forse di quell'uomo più esperto che riusciva a tenere palla, a far salire di più la squadra, non siamo più riusciti a ripartire e loro hanno creato un po' di pressione. Però io tutto sommato sono contento della prestazione dei ragazzi. Ma diciamo che siamo entrati con un altro piglio, abbiamo iniziato i primi 10 minuti, 12 minuti bene, poi abbiamo subito diciamo questi due gol, ma soprattutto abbiamo subito 3 ammonizioni in 28 minuti con i nostri 3 difensori, e quindi quello ci ha anche un po' condizionato sull'uno contro uno, perché se no dopo cadi a terra e con un'espulsione non la riprendi più. Però c'è stata una grande reazione, grande veemenza da parte di tutti quanti, compresi i cambi, che hanno ridato un po' di vigore a quelli che stavano comunque già attaccando. Mi pare che sia stata una partita fra due squadre che giocano più per offendere che per difendere, sostanzialmente. Ma non lo so, ancora noi dobbiamo trovare un'identità, dobbiamo crescere, perché noi non sappiamo il valore di questa squadra. Non lo sappiamo minimamente, non sono un mago, io sono uno che lavora sul campo, non faccio illusioni e non do illusioni e non mi faccio illusioni. Quindi non so che cosa può fare questa squadra, la vediamo andando avanti, perché abbiamo fatto 7 amichevoli con categorie basse e quindi non abbiamo la certezza di cosa possono fare. La partita vera è questa qui. Io oggi avevo chiesto soprattutto concentrazione, cosa che nelle amichevoli viene meno, e i ragazzi hanno risposto bene sotto il profilo agonistico, tecnico e soprattutto di carattere. Quindi è soddisfatto del risultato? Abbiamo fatto un pari, abbiamo fatto un punticino, abbiamo preso un brodino, d'estate fa caldo, anche il brodo fa male, penso che se avessimo fatto quell'altra mezz'ora diversamente potevamo fare anche meglio, però dobbiamo apprezzare anche i lati poi positivi di questa rincorsa e ritrovare il gol, perché dopo abbiamo creato 3-4 palle gol, ma poi sull'episodio finale potevamo anche perdere la partita per un'ingenuità a centrocampo dove si bastava temporeggiare. L'ultima battuta, il Fano come l'ha visto? Ma il Fano l'avevo già visto giocare contro il Tolentino, mi aveva fatto una buona impressione con quei 3 giocatori o 4 davanti che hanno qualità, e quindi quando c'è questa qualità certamente tutte le squadre possono andare in difficoltà, e sono quelli che hanno creato le difficoltà a noi.